FB Player. Bisogna dare merito al direttore, al presidente, tutta la famiglia Gabrielli. Innanzitutto come società ti fa sentire proprio come essere in una famiglia, dove il rapporto umano proprio tra le persone conta tantissimo e non sei visto semplicemente come un numero, ecco. E poi appunto è una società molto precisa, puntuale nei pagamenti, cose che di oggi in Serie C è già difficilissimo. Poi ecco, l'anno scorso che si è retrocessi, sono ripartiti subito con l'intenzione di salire, però facendo le cose in maniera intelligente, senza spendere milioni di euro, ecco, credendo nei alcuni ragazzi che poi sono restati e prendendo nuovi giocatori comunque forti e soprattutto persone serie. Fortunatamente in Italia abbiamo un campionato come la Serie B, dove comunque negli ultimi anni, se un giovane non ha trovato spazio appunto in Serie A, in Serie B è già c'è una presenza molto più ampia dei giovani. Poi comunque uscendo da una primavera non è mai facile, anche visto a livello personale, imporsi subito nei professionisti, quindi io consiglio probabilmente chi è giovane di cercare una società, se deve scegliere, dove non debba il giocatore non deve privilegiare l'aspetto economico, ma cercare una società che punti fortemente su di lui, così ha modo di giocare appena uscito da una primavera, perché questo me lo diceva anche a suo tempo mister Favini, di cercare di giocare il più possibile appena usciti, perché poi sennò è dura, si perdono i treni, quindi questo è il consiglio che posso dare. E poi comunque anche in Lega Pro, ho visto negli ultimi anni, si è cominciato a puntare un po' sui giovani, con i vari premi di valorizzazione, anche sui minutaggi. Quindi io credo che comunque una persona, un ragazzo se vuole emergere, se ci mette tanto, alla fine ce la fa indipendentemente da fortuna, sfortuna. L'importante è non mollare. Bravo, guarda come torno, guarda come torno! Piano B, almeno per il calcio di oggi in Italia, dove comunque si finisce a un'età abbastanza presto, poi con poche certezze dal punto di vista economico ci vuole sempre. Poi se le cose vanno bene è comunque tanto di guadagnato avere un piano B, una laurea, comunque non si butta via nulla. E niente, ho scelto economia perché probabilmente è quella che può aprirmi più settori una volta aver finito appunto l'università. Quindi.